È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro per 10 minuti, ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente. Poche ore fa il capo di gabinetto del ministro Alfano, Giuseppe Procaccini, si è dimesso ed è presumibile, come è stato anche qui detto, che nelle prossime ore si aggiungeranno alle sue altre dimissioni altrettanto autorevoli. L'intera linea di comando del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Viminale sembra essere coinvolta nell'operazione, che come è stato ricordato negli ultimi giorni del maggio scorso portò a quello che noi chiamiamo sequestro illegale e al rimpatrio di Alma Shalabayeva e di sua figlia. Tutti tranne il vertice della piramide, il ministro degli interni. È credibile questo? È possibile cioè che un'operazione di tale importanza e di tale delicatezza sia stata decisa, organizzata e portata a termine senza mettere al corrente il responsabile numero uno del Ministero degli Interni? Ma anche se si volesse dare a tutti i costi una risposta positiva, nonostante i molti elementi che attestano il contrario, è credibile che un ministro che non si accorge di niente mentre sotto i suoi occhi viene portata a termine un'operazione di queste dimensioni e continua a ignorare tutto nelle settimane e nei mesi successivi? Nell'un caso come nell'altro, a nostro avviso, quel ministro non può restare al suo posto. Quell'operazione, va ricordato, fu portata a termine in tempi fulminei, appena 48 ore, con grandissimo dispiego di mezzi e di uomini. Almeno 50 agenti parteciparono all'azione, violando ogni regola al punto di rispedire le persone rapite, perché di questo si è trattato, di un rapimento, nel loro paese con un aereo privato noleggiato dal governo del Kazakistan. È plausibile che tutto questo sia stato fatto tenendo il ministro all'oscuro? Il 28 maggio l'ambasciatore kazako incontrò al Viminale il capo del gabinetto, che lo ricevette al posto del ministro Alfano, a cui era stato chiesto in prima battuta il colloquio, come lui stesso ci ha detto. Fu in quell'occasione che fu deciso il blitz che sarebbe scattato poche ore dopo. Ma qualcuno davvero può credere che lo stesso ministro non sia stato informato? Quando si usano 50 uomini, dico 50 uomini, per una operazione di polizia, è normale, ministro, utilizzare 50 uomini per quella che lei ha definito una normale espulsione? Del resto, gli incredibili elementi di questa storia, che copre di vergogna il nostro paese, ce ne sono fin troppi. E non riguardano soltanto il Ministro degli Interni, ma anche il Ministero degli Esteri, già protagonista pochi giorni fa dell'increscioso e a tutt'oggi inspiegato episodio della chiusura dello spazio aereo nazionale, che io stesso ho più volte sollevato in quest'Aula, per il volo del presidente boliviano Evo Morales. Il 30 maggio, subito dopo questa rendition, che è persino più grave di quella già intollerabile di cui fu fatto oggetto a Boumar, la Farnesina dimentica di segnalare all'ufficio immigrazione che Alma Shalabayeva è moglie di un importante dissidente kazako. E nella stessa giornata il prefetto di Roma firma il decreto di espulsione a carico della donna, attribuendo le precedenti penali che sono in realtà inesistenti. Il 31 maggio l'ambasciata kazaka invia un fax all'ufficio immigrazione della Questura di Roma per complimentarsi della brillante e soprattutto celere operazione. Neppure in questo caso, Ministro, secondo le ricostruzioni ufficiali, viene fatto a lei nessun cenno del fax e tantomeno dell'operazione per cui arrivavano tanti e così meritati complimenti. Ci dispiace dirglielo, ma davvero stentiamo a credere. Il 5 giugno, però, Ministro, lei, che pure l'intera faccenda dice di non sapere niente, si sente già in grado di garantire che tutte le procedure sono state correttamente rispettate. E da quel momento il ministro, secondo la versione ufficiale dei fatti, torna però a dimenticarsi dell'accaduto e per quasi 40 giorni dimentica di far luce su un episodio gravissimo che, se davvero si fosse verificato a sua insaputa, avrebbe dovuto ritenere ancora più intollerabile, come è del tutto evidente. Questi sono solo alcuni degli elementi oscuri che gravano su questa vicenda.
e che a nostro avviso il ministro Alfano non ha saputo o forse non ha potuto chiarire. Non vogliamo qui unirci al coro numeroso dei dietrologi, ma è difficile non sospettare che dietro questa solerzia dell'intero apparato della pubblica sicurezza e a queste clamorose violazioni dei diritti umani e delle stesse leggi dello Stato ci siano non soltanto errori di valutazione, ma la difesa di interessi precisi, legati forse, chi lo sa, alle fonti energetiche del Kazakistan. Ma non è questa la sede per affrontare questo tema, perché non vogliamo fare dietrologia. Qui si discute semplicemente delle eventuali responsabilità di un ministro della Repubblica in una vicenda che ha ferito la dignità e l'onorabilità della Repubblica stessa. Diciamo le cose come stanno. Tutto porta a concludere che in queste ore il ministro Alfano e con lui l'intero governo si stiano dando da fare per trovare capri espiatori a cui far pagare le loro responsabilità. Al Parlamento e all'intero Paese viene consegnata una verità tanto rassicurante quanto falsa. Nessuna responsabilità politica, solo funzionari scorretti e funzionari incapaci che sono stati tempestivamente individuati, tempestivamente colpiti e tempestivamente rimossi. Peraltro non è certo la prima volta che un leader politico cerca di coprire le proprie responsabilità chiedendo al Parlamento di avallare una storia incredibile, diciamo così, anche a costo di coprirsi di ridicolo in nome della convenienza e della difesa di una maggioranza. È successo recentemente, quando Silvio Berlusconi inflisse un colpo micidiale alla credibilità delle istituzioni democratiche, chiedendo ai parlamentari della sua maggioranza di avallare la versione fantastica di Rubi, nipote di Mubarak. Quella che allora era l'opposizione, e anche il PD ovviamente, giustamente, insorse dinanzi a quelle menzogne, denunciò la ferita inflitta alla dignità del Parlamento e lo fece a ragione veduta. Noi speriamo che oggi non ci si presti allo stesso gioco e non si contribuisca ad affossare la credibilità del Parlamento e delle istituzioni solo perché, a differenza di qualche anno fa, è cambiata la collocazione politica. Ma come ho già detto, dal punto di vista delle conclusioni, credere o meno a questa versione per noi cambia davvero poco. Se anche fosse vero che tutto si è svolto sotto gli occhi del ministro senza che lui si accorgesse di niente, vorrebbe dire che la sua incapacità, purtroppo, ci dispiace dirla così, ma è stata tale da rendere pericolosa la sua permanenza in una postazione tanto nevralgica e tanto delicata come la guida del Ministero degli Interni. In un caso come nell'altro non ci sono alternative. E non basta certo dire, ministro, che bisogna lavorare per evitare che una cosa come questa non accada mai più. Anche perché da lei ci saremmo oggi aspettati, onestamente, non soltanto la lettura di una relazione scritta da altri, ma un ben diverso approfondimento. Anche perché, finisco su questo, signor Presidente del Senato, poche settimane fa, per motivi infinitamente meno gravi, l'allora ministro Josefa Idem scelse la via della dignità e dell'assunzione di responsabilità e lasciò volontariamente il suo dicastero. Sarebbe davvero inaccettabile se oggi, per un episodio di ben maggiore rilevanza, il ministro Alfano restasse invece al suo posto. Grazie. Grazie.